luci, motore, azione! Hi everyone! E ben trovati! Ci siamo! Oggi andrò a raccontarvi finalmente com'è andata con l'editor giapponese, che non chiamerò editor ma sensei, perché si può chiamare anche sensei. E allora, da che parte cominciare? Era una calda mattinata di... No, è troppo scenico, ecco. Era il 20 di luglio, sabato 20 luglio 2019, più tecnico. Sono arrivata a scuola e mi hanno fatto accomodare alla sala d'attesa e dove c'erano tutti i miei compagni. Siamo in sei, eravamo in sei. Io sono stata la terza a essere ricevuta. Erano tutti belli agitati, tranne me. Io sarò sincera, per la prima volta in 20 asterisco anni di vita non ero agitata per niente. Avevo solo voglia di togliermi dalle scatole. E quindi niente, in tutto questo poi sono arrivati gli insegnanti che, per metterci a nostro agio, hanno detto di essere più agitati ancora. Ora, è una teoria a me sconosciuta, io sapevo che tranquillità e agitazione fossero due poli opposti. Mi informerò a riguardo. E niente, dopo averci incoraggiato in questo modo, è arrivato il sensei e un mio compagno è stato ricevuto. Uscito con una faccia sconvolta, uno dice: mamma mia, cosa sarà mai successo? Tuttavia non basta per farti venire l'ansia. Anche perché poi entra la tua compagna e invece esce con un sorriso smagliante e dici: boh, va bene. E tocca a te. Tocca a me, tocca a te, quel che lei. E mi riceve, inchino e poi io gli porgo le tavole. Successivamente la direttrice della scuola, nonché mia insegnante Caterina Rocchi, legge la storia di Lewis & Company all'editor, al sensei. E a tal proposito un grande applauso a Caterina, perché Lewis, essendo uno stilista esterico, non è un personaggio propriamente facile da trattare. Quindi complimenti per essere riusciti a doppiarlo. E dopo averglielo letto, il sensei comincia a illustrarmi quelli che erano i difetti del mio manga. E quando ho cominciato a dire cosa non funzionava, lì mi è salita un po' di ansia, perché ho usato un tono molto determinato, deciso, dinamico, tutte le parole con la D. E io mi sono un po' spaventata, perché dico: basta, la mia carriera è finita, butto tutto nel cestino, è stato bello, mi do all'ippica. E invece poi, andando a sottolineare quel che invece funzionava nel mio fumetto, ho visto che usava lo stesso tono dinamico, deciso, tutte quelle parole con la D che mi vengono in mente. E quindi ho capito che in generale i giapponesi hanno un tono più, appunto, dinamico, deciso e tutto quello che volete. Allora ho fatto 2 più 2, mi sono calmata e per il momento posso ancora considerarmi work in progress, posso ancora considerare la speranza di un'ipotetica carriera. Parlando appunto di cose che non vanno, nel mio fumetto non andava il fatto che ho... trattato male i retini. Non ho schiacciato a dovere il retino e quindi si creavano delle macchie bianche, tra virgolette, che poi in stampa sarebbero comparse e sarebbe stato sgradevole e sbagliato. Che sai, uno pensa: quando avrò più tempo li sistemerò meglio. Tempo vuole che non abbia avuto tempo. E quindi vabbè. A parte quello, mi ha anche confermato una cosa che di fatto già sapevo di mio, ovvero che dovrei mettere più attenzione quando disegno la prima bozza a matita, in modo tale non andare a riprendere dopo con la china, da non aggiungere dettagli dopo che conseguentemente mi portano a usare più sbianchetto, perché era quella la cosa che non andava molto bene, troppo sbianchetto e quindi lavorare di più sulla bozza a matita. In questo senso mi ha confermato una cosa che già sapevo e sul quale so già che mi devo esercitare. Invece, tutto quello che funzionava nel mio fumetto, a quanto pare, sono
le linee di azione e gli sfondi urbani, che erano quelle due cose, soprattutto le linee di azione, di cui avevo più timore, perché non mi sono mai reputata una tipa troppo precisa, che bada ai dettagli, cioè ci provo ma non ho ancora un occhio sufficientemente sviluppato, credo, dal mio punto di vista, insomma. E quindi sapere che invece le linee di azione e gli sfondi mi sono venuti discretamente e mi ha stupito e ne sono stata contenta, anche perché ho scoperto in questo modo che se dovessi fallire come fumettista ho una promettente carriera d'architetto che mi aspetta. E niente, un'altra cosa che mi ha detto è che l'anatomia dei miei personaggi va bene, ma può e deve essere migliorata. Tutto questo a livello di tecnica, mentre a livello di storia mi ha fatto notare che il finale era un po' troppo aperto, nel senso che io avevo cominciato con Alberto che avrebbe dovuto essere un modello, quindi sarebbe stato meglio chiudere la storia con Alberto che sfilava. E un giorno ce lo disegnerò Alberto che sfila, altro che se ce lo disegno. Tuttavia, avendo pensato la storia su più capitoli, Alberto che sfila ce l'ha immaginato nel secondo, terzo, quarto, quinto, non lo so bene neanche io che numero. E quindi ho lasciato volutamente il finale un po' aperto, ma ripeto, perché la storia l'avevo ponderata un po' più lunga, fare una storia corta per me non è così facile. C'è troppa fantasia e il resto succede, capita. I consigli che mi ha dato, in poche parole, non hanno fatto altro che confermare quello che sarà il mio percorso da adesso in avanti, ovvero continuare a esercitarmi anche e soprattutto sull'anatomia. Ed è importante l'anatomia nel mio caso anche perché io disegnando shonenai ed anche altre cose che non sto a dire perché potrebbero esserci dei bambini dall'altra parte, parlando il mio è uno stile dove devono esserci dei personaggi fisicamente attraenti e per disegnare dei personaggi fisicamente attraenti devi disegnare lo sto fisico, quindi vuol dire che la mia missione da adesso in poi sarà disegnare uomini come mamma li ha fatti. Cosa che non è che mi dispiace, secondo me è un lavoro come un altro. Ok, credo di aver detto più o meno tutto. Detto ciò, Luis prima e Luis dopo. Notate qualche differenza? Ditemelo voi. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo alle ore 14:30. Perché adesso che non ho più le tavole, forse un pochino più di puntualità, un pochino più di disciplina, in questo senso penso di poterla mettere nei miei video, anzi se trovo il tempo, magari ne faccio anche due di settimana, torno a farne due a settimana. Ripeto, devo trovare il tempo, devo organizzare tutto, voi nel dubbio non avete né sentito né visto niente, ma se ci riesco vi farò sapere. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!